Ciao a tutti ragazzi, qui è Visio e ben ritrovati nel canale, ben ritrovati con un nuovo video che tratta di DVD e Blu-ray, in questo caso DVD, adesso vi spiego bene per quale motivo. Come sempre vi avevo già annunciato l'uscita di questo video sui miei social, mi raccomando ve li lascio qui sotto, andate a lasciare un bel pollicione se volete essere sempre super aggiornati su tutto quello che esce sul canale. Allora, ho acquistato questo cofanetto di 12 stagioni di The Big Bang Theory, una delle serie, per quanto mi riguarda, più belle mai fatte, mai realizzate. Sono affezionato tantissimo perché devo dirvi, io sono cresciuto insieme a loro. Poi magari quando ci spostiamo sotto vi spiego bene che cosa significa questa cosa per me. Comunque, bello, bello, bello. Ragazzi, ma prima di iniziare questo video, io come al solito vi invito a lasciare un grossissimo pollicione in su, mi raccomando iscrivetevi al canale, e inoltre vi ricordo che sotto in descrizione vi lascio i link per poterlo acquistare. Allora, devo ammettere che io l'ho comprata durante il Black Friday che c'è stato poco fa a novembre, pagandola queste 12 stagioni soltanto 29,90. Veramente, secondo me, un affare. Ragazzi, 12 stagioni, stiamo parlando di 2,50 euro a stagione, veramente regalata, e quindi ne ho voluto approfittare. Adesso poi vi spiego anche perché ho atteso, quindi mo ci abbiamo parecchio da chiacchierare. Ci spostiamo sotto, andiamo ad aprire il cofanetto di The Big Bang Theory. Allora ragazzi, eccoci qui con questo bellissimo cofanetto. Allora, iniziamo dando uno sguardo a 360 gradi. Qui abbiamo la scritta della serie completa, The Big Bang Theory. Abbiamo i personaggi all'interno di queste molecole, diciamo, ricordano un po' il DNA. Abbiamo Leonard, Amy, Penny, Raji, Sheldon, Bernadette e Howard. Vabbè ragazzi, spettacolo. Qua abbiamo la scritta di Big Bang Theory, The Complete Series, anche in questo caso. Tutti i divertentissimi esperimenti devono giungere ad una conclusione. Ahimè, devo dirvi che quando è finito ci sono rimasto male, lo devo ammettere. Allora ragazzi, vi stavo dicendo, l'ho comprata con il Black Friday, quindi pagandola molto poco, alla fine 29,90 non è tantissimo. Vi dicevo perché ho aspettato tutto questo tempo, perché io speravo di prenderla in Blu-ray. Come sapete, ormai io colleziono solo i Blu-ray, non so se avete notato, con i televisori di nuova generazione, peraltro molto grandi, spesso il Blu-ray fa un po' fatica, no? A livello di qualità. Purtroppo però sono passati tanti anni, ho scoperto che non faranno il Blu-ray in Italia, purtroppo il Blu-ray non si vende tanto, di conseguenza o me la prendevo in DVD o me la prendevo in quell'altro posto, quindi dovevo per forza prenderla in DVD. Mi dispiace, avrei preferito Blu-ray, devo essere sincero, però ragazzi, dai, alla fine l'importante è possedere il cofanetto. Peraltro un mio amico che l'ha comprata mi ha detto: Ale, guarda che sì, è in DVD, ma ti assicuro che si vede bene. Io l'ho provata, quindi insomma vai tranquillo, e alla fine ho deciso di prenderla. Comunque, un'altra cosa che vi volevo raccontare è perché, Visio, ci hai detto che sei cresciuto con Big Bang Theory. Perché dovete sapere che ho iniziato a vedere questa serie quando praticamente non conoscevo ancora mia moglie, la mia attuale moglie, e pensate che mi sono fidanzato con lei, ci siamo visti tutta la serie insieme, e pensate che quando mia moglie è rimasta incinta era proprio il periodo delle puntate in cui era incinta anche Bernadette. Quindi ragazzi, è sembrato quasi un crescere insieme. Poi peraltro, se avete visto le stagioni, saprete come i protagonisti si trovano proprio a fronteggiare i problemi di quando si cresce, quindi quando non si ha più tutto il tempo che si aveva una volta, quando la comitiva di amici, per i problemi che giustamente si creano con la crescita, con il lavoro, con chi è fidanzato, chi è sposato, chi ha figli, quindi si va un po' a trascurare le vecchie amicizie. Quindi tutti questi concetti sono cresciuti con me e sono appartenuti anche a me mentre li guardavo in questa serie, e quindi di conseguenza ragazzi mi sono affezionato ancora di più a una serie che già amavo tantissimo. Comunque qui abbiamo stagioni 1-3 The Big Bang Theory, poi stagione 4-6, stagione 7-9 ed infine stagione 10-12. Questa ragazzi è stata anche la un po' più semplice, con la copertina quasi tutta completamente bianca, vedete? Allora ve ne mostro uno, tanto immagino ragazzi che gli altri poi saranno tutti perfettamente uguali. Come immaginate, i DVD ragazzi sono anche veramente tanti, perché giustamente il Blu-ray ha una capacità molto più elevata. Quindi abbiamo, vedete, season 10, disco 29, season 10, disco 30, disco 31, raga, qua i dischi sono veramente tanti, vedete, season 11, diciamo che per ogni stagione sono 1, 2, un paio di dischi, sì, un paio di dischi a stagione, questa è la stagione 12, no, qua sono 3 dischi, e questo si è un po' staccato, adesso dovrò fare un po' attenzione, riaprirli tutti quanti
e controllare che non ci siano dischi che insomma se ne vanno in giro un po' di qua e un po' di là, perché giustamente mi dispiacerebbe se si rovinano. Vabbè, facciamo una cosa, guardiamocelo insieme, tanto che ci mettiamo. Allora, questa è la season 1. Sono tre dischi anche per la season 2 e tre dischi anche per la season 3. Qui non abbiamo CD che se ne vanno a spasso. Poi andiamo a guardare le stagioni 4 e 6. Comunque mi sembra abbastanza ufficiale che sono tre dischi per ogni stagione. Quindi ogni cofanetto comprende 9 dischi. Eccoli qua. Questa è la stagione 6. Poi finiamo con l'ultimo che comprende stagione 7 e stagione 9. Qua allora abbiamo 3 per la stagione 7, 3 per la stagione 8 e 3 per la stagione 9, ragazzi. Quindi semplicemente 3 di ogni tipo e 3 dischi per ogni tipo. Non so perché la prima ne ho contati 2, ma ovviamente erano 3. Ogni stagione, come avete visto, ha un colore differente. Ragazzi, sono veramente uno spettacolo. Eccole qua. Mi raccomando, fatemi sapere che cosa ne pensate. Se avete visto anche voi questo Big Bang Theory, se non l'avete fatto, ve lo consiglio assolutamente. Ah, comunque ragazzi, prima di concludere, stavo chiudendo, non mi ero accorto che all'interno c'è anche questo libretto. Vedete la serie completa, immagino ci saranno delle immagini. Ci sono sia quelle di repertorio, vedete, con il cast. Immagino che poi darà una spiegazione su quello che comprende la serie, in retroscena, e vedete alcune delle immagini più belle. Nonché i titoli, vedete? I titoli di ogni puntata presente all'interno dei DVD. Molto carino, guardate che spettacolo questa immagine in bianco e nero dei nostri protagonisti. Molto interessante, questo poi me lo voglio andare assolutamente a leggere. Questo è il saluto finale nell'ultima stagione. Va bene, questo ci tenevo ad aggiungerlo perché non mi ero accorto che era presente anche questo libricino. E dunque cari ragazzi, anche per questo video è davvero tutto. Io come al solito vi invito ad iscrivervi al canale, premere sulla campanellina per stare sempre aggiornati su tutte le nuove uscite. E se questo video vi è piaciuto, lasciate un like bellissimo come queste stagioni, tutte 12, una più bella dell'altra. Mi raccomando, fatemi sapere se anche voi avete visto questa serie, se ci siete affezionati e se avete comprato il Blu-ray. Vi ricordo che sotto in descrizione vi lascio i link per poterlo fare. Qui da Visio e da The Big Bang Theory è davvero tutto. Io vi mando un grosso saluto, ciao ciao.